Nel video precedente abbiamo visto le prime due domande che ti consiglio di farti per capire l'isola perfetta per la tua vacanza. Te le riassumo. Quanti soldi vuoi investire in questo viaggio? Snorkeling o immersioni? Sì, no. Ti avevo detto che non erano le uniche. Ora parliamo di altre due domande. Terza domanda. Preferisci un'isola a gestione italiana o internazionale? Non tutti parlano l'inglese o comunque preferiscono viaggiare verso luoghi dove sono sicuri di trovare qualcuno che parli l'italiano. Si sentono più sicuri a volte. Si tratta di preferenze personali o di esigenze personali. Se preferisci che sull'isola si parli l'italiano, l'unico modo per esserne sicuro è scegliere un'isola a gestione italiana. Ce ne sono poche, ma ci sono. Questo è un punto davvero importante perché altrimenti rischi di scegliere un'isola su cui non sei in grado di comunicare con nessuno. Non è proprio un buon inizio. Gestione italiana significa anche cibo italiano e ad alcuni fa molto piacere, ad altri non potrebbe interessare di meno. Spesso significa animazione in lingua italiana, che magari può far piacere a chi ha famiglie con bambini, piccoli magari. Se quella che scegli non è un'isola a gestione italiana, ci sarà un tipo di turismo appunto internazionale e non è detto che qualcuno parli l'italiano. Anche il cibo sarà quindi tendenzialmente internazionale. Probabilmente niente spaghetti, per intenderci. Quarta domanda. Cerchi un po' di animazione? Le Maldive non sono il tipico luogo dove trovare un'animazione molto attiva, anzi è proprio soft, molto soft. Se hai in mente l'animazione famosa del Mar Rosso con giochi sulla spiaggia, giochi di gruppo, serate in maschera, non è proprio così. Nella maggior parte delle isole non c'è proprio. Quindi se è una cosa molto importante per te, meglio scegliere l'isola con una certa attenzione. Bene, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Ti riassumo allora le prime quattro domande fondamentali per scegliere l'isola perfetta. Due le abbiamo viste in un altro video. Quanti soldi vuoi investire? Farai snorkeling o immersioni? E due le abbiamo viste oggi. Preferisci un'isola a gestione italiana o internazionale? Cerchi un po' di animazione? Ne manca ancora qualcuna che ti evita di fare alcuni errori nella scelta. Prossima volta?